Italia Longeva si sta preparando agli stati generali della cronicità con il presidente Bernabei. Facciamo il punto della situazione. Ma che finalmente abbiamo messo in fila e insieme tutti quelli che si occupano di assistenza domiciliare, RSA, post-acuzie riabilitazione e cure palliative, sia come operatori che come decisori a livello regionale, che come esperti del settore. Questo è una roba che non era mai successa, e quindi lei ha ragione a dire gli stati generali, non ci avevo pensato nemmeno io, ma l'idea è che ci sono oltre 1 milione di italiani assistiti in questi 4 posti dell'assistenza dal Servizio Sanitario Nazionale, quindi è denaro pubblico, c'è evidentemente in alcune situazioni un contributo anche privato, ma c'è un numero enorme di cittadini su cui bisogna riflettere, e soprattutto riflettere su qual è la migliore assistenza possibile. Non è stato mai fatto, quindi abbiamo appena cominciato, il percorso sarà lungo, ma certamente è roba degna di essere fatta. Si attende il Ministro per le conclusioni, ma già confronto attivo e soprattutto costruttivo. Molti dubbi e le problematiche. Italia Longeva fa un po' da cicerone verso questa popolazione che invecchia con le sue patologie. Sì, però prendiamo per esempio l'esempio dell'assistenza domiciliare. L'assistenza domiciliare ormai è ineludibile, la gente non deve stare in ospedale, le patologie, i problemi dell'anziano non sono gestibili dall'ospedale o dal pronto soccorso, se non in modo molto limitato, e deve essere collegato con il territorio, dove un'assistenza domiciliare deve essere fatta, ma deve essere fatta con degli strumenti di valutazione e dei software che siano i più moderni e validati, con delle tecnologie da utilizzare per fare un'assistenza non solo corretta, ma anche che permetta di risparmiare. Ci sono oggi dei sensori che misurano tutto e devono essere utilizzati. Cioè a dire che ci sono ormai tutte le possibilità per una razionalizzazione, quindi un contenimento della spesa e un'elevazione della qualità. Lo dico dell'assistenza domiciliare, ma uscirà fuori anche probabilmente per gli altri settori dell'assistenza. Questo è il senso e la volontà che Italia Longeva mette per dare al Paese poi non tanto dei problemi, ma delle soluzioni concrete. Oggi pomeriggio abbiamo una tavola rotonda dove affronteremo tutti i problemi e la gravità della situazione delle RSA, e credo che questo convegno fatto ad hoc possa essere una linea di demarcazione tra il passato e il futuro delle RSA, perché ormai è necessario che vengano rivisitate per una funzione diversa da quella che attualmente occupano. Noi abbiamo delle proposte da fare sul fondo unico per la non autosufficienza a costo zero per lo Stato, che già presentammo nel 2011, e credo che sia l'unica soluzione, vista la carenza di denaro che viene ventilata da tutte le parti, ma carenza perché purtroppo viene speso male. Direttore generale Genga, per l'IRCA Italia Longeva sta facendo le prove generali per un confronto a tutto campo sulla longevità, ma sulla cronicità e l'assistenza. L'IRCA è partecipante attivo? Sì, noi portiamo qua la nostra esperienza che abbiamo maturato in questi anni in un certo ambito della tecnoassistenza, in particolare nel settore della telemedicina, telecardiologia e non solo. Un'esperienza importante che stiamo riavviando un percorso anche di revisione in un contesto di regole che sono cambiate, proprio anche per cercare di dare un contributo alla piattaforma regionale sulla tecnoassistenza, rispetto alla quale insomma, ecco, la nostra giunta ci ha pienamente coinvolto. Dottoressa Fabrizia Lattanzio, direttore scientifico della IRCS IRCA, oggi protagonista qui a Italia Longeva per la cronicità e l'assistenza di lungo termine. È un progetto, una proposta, ma soprattutto dei dati che riscontrano un impegno preciso.
Certo, è una grandissima occasione questa, due giorni qui al Ministero, perché siamo riusciti insomma a far comprendere con mano anche qual è l'interazione tra IRCA e Italia Longeva, perché spesso sembrano due cose molto teoriche, molto o distinte o indistinguibili a seconda della prospettiva da cui ci mettiamo, perché da una certa prospettiva dice sembra che Italia Longeva sia qualche cosa di scritto che sia sulla carta, no? E che quindi non si capisce in che modo lavori. Dall'altra parte invece si tende a creare una sovrapposizione tra i due brand. Invece questa due giorni ci fa capire che Italia Longeva è questo network che si fa promotore, ma che però per i contenuti si basa molto sui contenuti e sull'esperienza dell'IRCA. Quindi quello della tecnoassistenza è un tema sì promosso da Italia Longeva, che chiaramente ha una struttura tale per poter promuovere a livello nazionale un certo tipo di concetto, ma tutta la componente tecnico-scientifica lì viene proprio da un'esperienza dell'IRCA. Questo è l'altro asset del piano strategico di Italia Longeva, e che è proprio la realizzazione di un sigillo qualità, non è altro che un percorso di certificazione che viene praticamente fatto dall'IRCA dal punto di vista ancora una volta tecnico-scientifica, nel senso che c'è tutta la componente legata allo studio degli indicatori di qualità, della certificazione ISO, e sarà un progetto che metteremo a disposizione della comunità nazionale, ma la prima sperimentazione per vedere se il modello funzionava l'abbiamo fatta proprio nelle Marche, perché il ruolo dell'IRCA è proprio anche quello di, quando sperimenta, di essere vicino al territorio. Ovidio Brignoli ha sollevato un altro punto di vista nel confronto sulla cronicità e soprattutto sul modo di vedere questa lunga assistenza a lungo termine. Sì, direi che il medico di medicina generale oggi, di fronte al problema della cronicità, dovrebbe in qualche modo recuperare un ruolo e un valore professionale che non ha mai avuto in questi anni, nel senso che chi ha 1500 assistiti, cioè un medico comune, ha circa 500 pazienti cronici all'interno del proprio file pazienti, del proprio gruppo di assistibili. Rispetto a questo dovrebbe in qualche modo essere al centro di un sistema che monitora, controlla, esibisce i risultati rispetto alla gestione di questi pazienti cronici. In realtà questo non succede, perché per quanto riguarda le fasi operative della cronicità, il medico di medicina generale sta lavorando con strumenti che sono del tutto inadatti. Noi lavoriamo in termini di assistenza domiciliare integrata, essendo disintegrati tra operatori sanitari, e lavoriamo con assistenza domiciliare programmata, che è un istituto vecchio, arcaico. Oggi bisognerebbe lavorare su presa in carico dei pazienti, misura del valore, vale a dire risultati, esiti, outcome, fratto costi, questo è il valore in medicina generale, rendendo la medicina generale il più possibile trasparente e responsabile. Sono stati spunti rilevanti e anche diverse ipotesi di progresso per la longevità attiva. Sicuramente sono stati due giorni molto interessanti in cui si è fatto il punto e aleggiava naturalmente il tema delle risorse, del costo per il servizio sanitario, però quello che ho visto con piacere è che questo è sì una delle criticità, ma non è un elemento ostativo invece a pensare a come organizzarci per affrontare questa sfida, che è una sfida che riguarda il nostro paese, che è il secondo più longevo al mondo, ma che riguarderà un po' tutti i paesi, anche molti paesi in via di sviluppo. Quindi è una sfida a cui si può rispondere chiaramente cambiando un po' certi paradigmi, ripensando l'assistenza, pensando a una presa in carico globale che accompagni il cittadino in tutto il suo percorso di cura, sia esso in ospedale, sia esso in domiciliare o comunque nell'assistenza di base, nell'assistenza del medico di medicina generale. Se riusciamo a fare questo e a questo associamo una capacità innovativa anche dei nuovi dispositivi che le nuove tecnologie ci mettono a disposizione, possiamo non solo rispondere ai bisogni, ma anche offrire occasioni di sviluppo al nostro Paese.